amici, io faccio il mercetto prima di andare a dormire. Ah, che bella idea, amore! Eh sì, perché stasera abbiamo voglia di coccole. E quindi come ci coccoliamo? A parte tutti cioccolato! A parte con tutti i bacetti che ci diamo questa sera. Anche Olivia, siamo appena andati dalla nostra cricetina e le abbiamo dato una pappina speciale. Ma stasera noi avevamo voglia di mangiare qualcosa di dolce prima di andare a far la nanna. Ma dopo che abbiamo preparato il dolce, cosa dobbiamo preparare per la scuola di domani? Lo zainetto. Lo zainetto. Quindi adesso tu mi preparerai questa torta buonissima e poi andremo a fare gli zainetti. Vado un attimo a vedere Vanessa cosa sta facendo. Ma cosa inizio? Da così inizi? Adesso la mamma ti dice tutto, va bene amore? Andiamo a vedere cosa fa Vanessa, eccola lì, la Vanessa sempre attaccata al cellulare. Ehi, la signorina? Ci sei? Sì. Lo sai che è quasi ora di andare a nanna? Mi puoi degnare di uno sguardo? Sto giocando un gioco. Che gioco stai giocando? Dovete registrare voi due. Ah, ma sei arrivata anche te? Non dovevi fare la torta te? Torta. Sì, facciamo la torta io e Anastasia adesso. Vuoi aiutarci anche tu? Voglio farlo anch'io. Ecco, così ti distrai un po'. Ascolta, Vane, dopo la torta prepariamo lo zaino, va bene? Con le materie che abbiamo domani e Anastasia il suo zainetto. Va bene? È un sì? Sì. Andiamo a fare la torta, che io ho una voglia Vado di torta. Va bene, andiamo. Signorina, stiamo sciogliendo cosa? Il burro con la cioccolata. Cioccolata fondente, buonissima questa torta, vero? Non vedo l'ora di mangiarla. No, che ti bruci, eh? Che buona cioccolata! È buono sì, chissà dopo, la torta sarà buonissima. Io me la mangio tutta. Non ti bruciare, Ani, ok? No, io faccio così, guarda. È un lavoro lungo, però ne varrà la pena, va bene? Io vado a fare altro allora, ok? Sì, a few moments later. Ok, bimbe. Dormite? La torta è stata infornata, adesso dobbiamo fare subito la cartella, perché sono già le 9 passate. Va bene, dai, prendete i vostri zaini. Vanessa, guarda cos'hai. Vanessa, guarda cos'hai sul diario. Per domani, dai. Ani, dai, fai vedere a tutti i tuoi amici cosa fai quando fai la cartella, lo zaino. Niente. Niente, faccio io. Niente. Non è vero, alcune volte no. Alcune volte no. Ah, ecco dove era finito il tuo grembiule. Sì, un fagottino dentro. L'hai bagnato? Anche Gioia Madonna. Che l'hai lanciato? Con Gioia Madonna. E con che cosa l'avete bagnato? Con l'acqua a mensa? Anche Alice, però Alice non si è bagnato. No? Ma vi siete lanciati l'acqua? A mensa? Abbiamo acceso tutto. Abbiamo acceso tutto. Cosa avete acceso? L'acqua e poi... Lanciato l'acqua, non accesa. Abbiamo lanciato l'acqua. Si accende il fuoco, non abbiamo l'acqua. Abbiamo lanciato l'acqua. Perché? A mensa? No, a mensa, che non ci siamo lavati le mani. Ah, però... Vabbè che faceva caldo oggi, eh? Allora... Domani è martedì. Allora, ortografia e motorie. Però visto che dobbiamo fare una cosa di scienze di arte, non portiamo ortografia neanche, e non facciamo neanche motoria. Ma sei contenta però? Inglese. Solo inglese? Sì, devi portare solo inglese. Ma perché la sala? Leggerissima! Per la prima volta in un anno scolastico avremo la cartella super leggera. Evviva! Però Vanessa, ascoltami un attimo. Facciamo prima lo zainetto di Anastasia, ok? Allora, Anastasia, guardiamo no, se... Questo. Dai, su! Dai, questo! Va bene, allora facciamo prima il tuo. Intanto facciamo vedere che cosa avevi invece stamattina, che nonostante tutto mi sembrava abbastanza allora, leggera. Allora, ragazzi, la cartella di Vanessa pesa sempre un botto, tantissimo. Scrivetemi nei commenti se anche la vostra cartella pesa tanto, perché io credo che Vanessa nello zaino metta cose che non c'entrino nulla con la scuola e che quindi rendono la cartella più pesante, tipo 3-4 astucci diversi. Lo fate anche voi? Scrivetemelo nei commenti. Allora abbiamo libro di geografia, scienze e tecnologia che solo ha affuttate e ha solo 143 pagine. Poi Anastasia, poi ci devi raccontare una cosa, Vanessa non lo sa. Poi abbiamo
questo è il quaderno. Il quaderno di scienze e tecnologia. Sì. L'ultima cosa voglio vedere. Voglio vedere l'ultimo argomento che abbiamo fatto. Di scienze? Questo. E non vedo, io sono al contrario, me lo puoi vedere? Cos'è? Stai ferma? Foglia, fusto e radice. La struttura di una pianta. Ah, vedi la cosa. Sì, okay, perfetto. Vedi la cosa. Ecco che cosa? Ah, zio, sono andata con le elementari. È vero, Vanessa è venuta da te oggi. È solo che oggi non potevamo venire la tua sezione. Poi sono andati. Sono andati dove abbiamo guardato la LIM. Sì, la LIM. Sono andati a fare una lezione di inglese nell'aula con la LIM, con la maestra di inglese. Allora giù musica. Giù nell'aula di musica. Allora poi e raccontaci un po' com'è stata questa lezione, Anastasia. Bellissima. Però ti sei stancata, mi hai detto. Non è vero. Ti metti via i capelli da davanti agli occhi, per favore. Sì. Vanessa, l'aiuti? Ecco, ma magari. Vabbè, magari. Dai, Vanni, fai te. Poi okay, abbiamo il libro di matematica che ha 215 pagine. Sai che tante bambine scrivono che hanno i tuoi stessi libri? Sì, sì. Anche in questo video scriveteci nei commenti se avete gli stessi libri di Vanessa. Poi il libro di storia. Sì. Abbiamo 119 pagine. Sì. E poi questa roba dove... Questa roba. Una roba per scriverlo sul quaderno di storia che ce l'hanno messa e poi scrivere tutte le cose. Perché lo avete scritto su quel cartoncino? Perché era per la brutta. Ah, era una brutta, quindi non è una roba, è una brutta di storia scritta su un foglio. Qui ci sono le macchine, vero? Ok, poi? Poi abbiamo qui, sì, dove metto cose del bagno. Ah sì, l'asciugamano, puoi far vedere il sapone, ce l'hai ancora l'astuccino, bene. Sì, il sapone e la carta igienica c'è a scuola. Ah, l'hai lasciata a scuola? L'hai lasciata a scuola la carta igienica? Finita. L'hai finita? E allora vai a prenderne un rotolo, no? Guarda che ti dimentichi che non ti mandano in bagno. Ti mandano lo stesso? C'è lì. Qui abbiamo lo spazio in cui mette la merendina. Adesso quello straccetto toglilo, che così lo piego dopo. Toglilo. Va bene. Toglilo adesso. Hai aperto. Perché? È la tua vaglietta per non sporcare il banco. E poi qui abbiamo lo spazio per le mascherine. Qui abbiamo lo spazio, vabbè, delle mascherine che e dei bigliettini che ci fanno Giorgia, Giulia. E dei bigliettini che vi fate tra amiche. Vuoi leggerne uno? Ok. Anche due, ma se noi vuoi. Allora. Pure fa calma, cos'è? Allora, grazie, ti voglio anch'io bene, come voglio benissimo ai partecipanti del gruppo. E chi sono questi? Chi è? Giorgia e Giulia. Ma l'hanno scritto a te o ti tu a lei? Bene, Giulia, gruppo Gior e Giada. Quindi poi, chi c'è in questo gruppo? Giulia, Giorgia e Giada. E tu? Poi Vani, ti voglio bene. Quanto questo? Cuore. Anch'io. E chi è? Giorgia. Sei sicura che non è Giorgio? No. Poi, questa cosa di scuola. Va bene. E poi altri sono un'altra parte. Va bene, dai. E poi abbiamo un altro scomparto che non usiamo mai e che quindi... No, qua c'è la colla. C'è la colla? Qua c'è la colla e... Fammi vedere. E la mucchina. Ah, bravissima. Ah, guarda. Un altro bigliettino. Polpetto dispettosa così no, perché praticamente noi ci facciamo alcune case dove praticamente ci scriviamo non so, ti voglio bene, e io questo ho fatto uno scherzo dove Teresa ignora Gaia così Bianca dispettosa ignora, e loro hanno riso un sacco. E a chi l'hai fatto vedere? A voi... Teresa e a Bianca e a Gaia. Ah, voi siete le mie migliori amiche e non vi perderò mai. BFF, B, G e C. Che carine che siete. Viva l'amicizia, viva l'amicizia. Poi vieni un attimo, mi avvicini un attimo lo zaino un secondo, perché sai, ogni tanto anche io, scusate, io devo controllare. Ma che cosa?
Ma non sono miei. Ma di chi sono? No, di chi sono? Sì. So. Miei? Sì. Non devi portare a scuola tutte quelle caramelle, sei matta. Dai, uno scherzo, te le ho messe io prima per farti uno scherzo. No, venite qua, c'è la torta in forno. Ti sei sporcata? Sei riuscita a non sporcarsi? Ti sei sporca? Che schifosa che sei. Guarda pure il tuo telefono. Come il mio telefono? Alla fine vi siete mangiate il cioccolato, quindi la torta voi non la mangiate, che non sarà neanche buono, perché non so quanti, magari mesi è che è lì. Comunque adesso togliela, era uno scherzo, eh? Non si possono portare a scuola caramelle, vero? Teresa le porta. Vabbè, tu no. Mica bella piccola di Andrea. Dai, muoviti, che poi tocca a te, che Vanessa ha quasi finito, vero Van? Ho già finito. Ah, hai finito quindi? Sì. Hai messo inglese? Cioè, alla ho fine fatto. Cosa hai fatto? Hai tolto quelli di ieri, cioè di oggi. L'hai fatta? Ho fame io. Anch'io, voglio la torta. Dai, Vanessina. Hai preso i libri, ce l'hai fatta? Sì. Ok. Se la sei me la farai fare dopo. No, dai, fallo adesso che andiamo a mangiare la torta. Dopo. No. Ok. Allora, Ani, dai, facci vedere invece il tuo zainetto, che poi è sporco. È sporco. Allora, Anastasia tutti i giorni... Pulito. Usa il bavagliolo di casa. Se me lo fai vedere che non l'ho visto bene. Poi, è pulito. Ecco, guarda. Allora cerca di piegarlo bene bene. E tutti i giorni se il bavagliolo è sporco lo cambiamo. La sera controlliamo il suo zainetto. Quindi questo è pulito. Ma vi piace lo zainetto di Anastasia? Poi, avete guardate. Visto com'è glitterato? Poi questo è il quadernetto. Dove? Cosa facciamo? Cosa segniamo la mattina sul la quadernetto? Temperatura. La temperatura. La temperatura. Tutte le mattine la temperatura di Anastasia. Anche Vanessa la segna. Ho guardato lì l'ho guardata cosa si è alzata. Eh sì, lo so. Adesso, adesso mangiamo. Qua c'è il cambio di Anastasia. Non mi bagno mai. Non ti bagni mai, tranne il grembiule. Ah, poi sì? Faccio quello, poi ho questo, guardate, i pantaloni, il cambietto, adesso rimetti tutto nel sacchetto. È una maglietta che sono lì praticamente da novembre, dicembre. Vabbè. Non ti sei mai sporcata, brava. E poi le calze. E le calzine, le mutandine anche. Eh sì, amore, se ti bagni dappertutto, potresti bagnarti okay, dappertutto. No, li devi piegare, eh? Anastasia. Ani, il tuo zainetto c'è poco da vedere perché tu ancora vai all'asilo, quindi guarda che devi mettere tutto in ordine, eh? Fatto. No, i vestiti si piegano e si rimettono in ordine. Ma le lascio però il mio zainetto. Tu sei pronta per prendere la torta? Eh? Stai morendo di voglia di mangiare la torta? Hai sonno tu, vero? Poi adesso ragazzi faccio vedere la merenda che non ho ancora tirato fuori. Esatto, perché Anastasia la merenda non la fa mai a scuola, ma visto che la paghiamo gliela danno però e la porta a casa. Fatto. E oggi cosa ti hanno dato? I cracker? Sì. Bene, ne abbiamo una scorta. Guardate, di due merendine che la metà basta. Bellissimo. Che cosa è bellissimo? Che cosa è bellissimo? Cosa c'è lì dentro di così bello? Poi guardate ragazzi. Eh sì, non si vede niente perché non è girato. Ah, ok. Cambia colore, che bello. Poi chi è che ha messo questi qui? Li ho messi io, guardate. Che cosa hai messo? Le ha regalate Alice e Cosi. 4 cudi e 4 lici. Sì, tu hai delle amiche che ti fanno sempre i regali, vero? Sì. Anche Giulia. Però se io mia mamma li vuole sempre, ma io non le ridà. Eh no, glieli devi ridare, anche tu gli ma hai... Ma no, non sono suoi. E di chi sono? Alice e Cudi, me li hanno regalati. Ah, quelli che ti regalano le altre sì, bimbe. Sì, però mia mamma li vuole. Vabbè, perché è una bimba anche lei, amore. Sì, senti, ma come mai ti fanno guardate sempre ragazzi, regali? Guardate, vedi qual è? Poi se voglio stringerlo, faccio così, o così. In su. Sì, ti rendi conto che l'anno prossimo vai a scuola? E dobbiamo comprare lo zaino quest'anno? Io farei lo zaino quello con la bottiglia anche da... Certo! E poi c'è da portare... Sei contenta io che inizi questo. La scuola? Io vorrei questo. No, quello no, ne compriamo uno nuovo. Senti, ascoltami, sei contenta che inizia la scuola? Guarda Vanessa che felicità che inizia la scuola, guardala. Ok, anch'io. Bene ragazze, Vanessa non essere troppo allegra, lo so che è tardi, mamma, è sera. Ti riprendi che mangi?
mangiano tutti. Sì, un piccolo pezzettino. Sì. Così gliela facciamo assaggiare. Così gliela faccio assaggiare anche ai nostri amici. Salutiamo i nostri amici. Dai, ci vediamo adesso che la mamma mi prende. Buonanotte. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Lasciate, attivate la campanella. Attivate la campanella, lasciate un bel pollicione su. Ragazzi, adesso facciamo un altro pezzo. Allora il video non è ancora finito. Finisce quando abbiamo fatto il pezzo, ok? Ma la torta si deve un po' raffreddare. Va bene, dai.